bambino di 7 anni, Policarpo. Questo è I genitori hanno spesso impegni serali, sono animatori del gruppo di autoaiuto, i genitori in crisi, anonima genitori. Sono di fronte a una scelta fra tre alternative: A. Chiamare una babysitter. B. Pagare la figlia adolescente 5 euro l'ora per assistere il fratello. C. Chiedere alla figlia di farlo gratis. L'alternativa A sembrerebbe quella più semplice, ma è più costosa della B. 10 euro l'ora e comporta una spesa mensile significativa per il budget familiare in tempi di crisi. La B, dal punto di vista economico, è la migliore, anche perché con quella entrata si riducono alcune spese per la figlia, che prima gravavano sul budget familiare. Spesa netta fra i 3 e i 4 euro. È ovvio che la C sarebbe ancora migliore, ma i genitori sanno che senza remunerazione non è facile ottenere quelle ore di assistenza e che quindi dopo i primi tempi di volontariato sarebbero costretti a ricorrere all'opzione A, babysitter. Come vi comporteresti in un simile contesto? Nella discussione distinguete fra il breve, qualche settimana, e il lungo periodo, mesi, e i cosiddetti effetti di contagio dell'uso del denaro nei rapporti familiari. Infine, ogni gruppo dovrebbe proporre almeno due soluzioni alternative alle tre indicate, che non siano combinazioni delle tre. PS, secondo voi ci sono o no differenze tra questo uso del denaro, incentivi per prestazioni e la paghetta settimanale? Avete mai provato a usare il denaro non come incentivo, il pagamento è legato alla prestazione, ma come premio? Non previsto né preteso, una tantum non necessariamente monetario. Leggo anche il secondo caso. Sì, se avete usato. No, ma io leggiamo anche dopo. Secondo me l'hanno letti tutti e due. E poi dopo le prese. Sì, riprendiamo ora. E anche sì. Le lette, io ti parlo. Sì, un attimo di cerino. Sì, però, chiudere. Anche se non è il mio detto, trattare tutte e due.